Versiamo 100 g di farina di avena, io uso quella certificata senza glutine, in ognuna delle scodelle. In entrambe aggiungiamo la punta di coltello con polvere di vaniglia. In una delle due andiamo ad aggiungere anche della scorza di limone. Nel mio caso sono 4 g. In entrambe le scodelle aggiungo un cucchiaio di semi di lino tritati che ho tritato poco fa. Tritateli sempre al momento, circa 10 grammi, perché tendono a irrancidire. Nella scodella dove non avete messo la scorza di limone, andiamo ad aggiungere del cacao amaro in polvere, 10 grammi. Alla mistura bianca aggiungo 10 g di mandorle tritate. Ora andiamo ad aggiungere il lievito in polvere, 4 g per ogni scodella. Ora versiamo nel nostro frullatore della pera matura per un peso totale di 220 g. Vi ricordo che se state cercando un blender potente come questo che ho io, che non costi come il Vitamix, ma che sia ancora più potente del Vitamix, trovate il link nelle descrizioni sotto al video e un video dedicato proprio a questo blender. Ora andiamo ad aggiungere della bevanda vegetale. Io ho optato per del latte di avena senza zucchero, 220 ml, e andiamo a frullare. Ecco qua, questo è il risultato. E naturalmente ho utilizzato la pera con la buccia perché faccio sempre utilizzo di frutta biologica. Ora dividiamo la nostra mistura a metà tra uno e l'altra. A questo punto andiamo a cuocere dei pancakes . Ora i nostri pancake, sia chiari che scuri, sono pronti, mettiamoli da parte. Ora andiamo a preparare la nostra farcitura. Io faccio ricorso a del rabarbaro che ho lavato e cui ho tolto tutte i filamenti, diciamo. Lo taglio a pezzettini sottili e lo aggiungo in una pentola insieme a delle fragole. Ho utilizzato 180 g di rabarbaro e ora vado ad aggiungere le fragole. Naturalmente potete usare anche solo fragole o altra frutta di vostro gradimento. 200 g di fragole ed aggiungo il succo di mezzo limone, un poco di vaniglia. Mettiamo a cuocere lentamente fino a che la frutta non si è praticamente quasi sciolta. Poi frulliamo con un frullatore di immersione. Nel mentre la frutta cuoce, noi andiamo a coppare tutti i nostri pancakes in modo tale che abbiano una forma regolare quando andremo a comporre il nostro dolce. Questo lo potete mangiare poi. Quelli che mi sono usciti più piccoli, io utilizzo un coppapasta più piccolo, dal diametro più piccolo, e così ricavo ancora, diciamo, dei pancakes più o meno larghi uguali. Questi ultimi non sono proprio regolari, ma va bene. E così avrete, in modo alternato, vedete, chiaro scuro, chiaro scuro, chiaro scuro. Così. Quando la frutta si presenta così, possiamo andare a frullarla e poi a passarla al colino, in modo tale da togliere gli ultimi residui di fibra che può aver lasciato eventualmente il rabarbaro. A questo punto andiamo a pesare esattamente la nostra massa. Come vedete, io ho ottenuto circa 300 grammi. Ed ora andiamo ad aggiungere l'agar agar. Se utilizzate altra frutta, ad esempio i mirtilli,
sarà probabile che dovrete utilizzare meno della quantità che viene indicata sulla confezione, perché i mirtilli contengono più fibra rispetto alle fragole. Nel mio caso, ad esempio, io tendo sempre a utilizzare la metà della quantità indicata. Questo dipende anche dalla densità di partenza della nostra massa e dalla densità finale che noi vogliamo ottenere. In questo caso io voglio ottenere tipo una marmellata da spalmare, quindi non voglio una gelatina completamente ferma. Di conseguenza andrò a utilizzare più o meno la metà della quantità consigliata sulla confezione. Per l'agar agar ci vuole un attimino di esperienza e di pratica prima di indovinare veramente le quantità giuste. Non abbiate paura però, perché l'agar agar è termoreversibile. Questo vuol dire che se voi preparate una gelatina o una marmellata con l'agar agar e vedete che non gelifica, potete procedere aggiungendone ancora un pochino, sciogliendola prima a freddo in un cucchiaio di acqua e aggiungendola poi alla vostra massa. Se vedete che ne avete messa troppa e quindi il vostro risultato è simile a una pallina di gomma, dovrete essere così previdenti da tenere una parte della vostra, diciamo, massa originale da parte, da poter aggiungere al vostro risultato di gomma per poterlo riportare a una densità che è quella desiderata. Per il dosaggio degli addensanti, io vi consiglio di procurarvi una bilancina di precisione. Questo perché anche 0,5 grammi a volte possono fare una grande differenza. Si trovano online per cifre veramente contenute, intorno ai 15 euro. Nel mio caso ne vado ad aggiungere al massimo 2 grammi, perché voglio una densità tale per cui io possa spalmare e ricoprire le mie torrette di pancakes. E lo vado ad aggiungere alla mia purea di frutta. Volendo possiamo aggiungerlo anche soltanto a una parte della purea di frutta, se l'avessimo già preparata prima e non fosse calda, in modo tale da avere un raffreddamento più veloce. In questo caso è tutto caldo, quindi io lo vado ad aggiungere e cuocio tutto insieme. Dobbiamo riportare a bollore per un paio di minuti. Ora la lasciamo raffreddare, ma andremo a utilizzarla prima che si raffreddi completamente, spalmandola tra i diversi pancakes e versandola al di sopra delle nostre torrette. Ecco qua, adesso è della densità perfetta per poterla spalmare e versare sopra le nostre torrette di pancakes. Procediamo. Una volta metterò la marmellata, l'altra volta userò la nocciolata fatta in casa. Anche di questo trovate il video sulla pagina, vi lascio il link sotto nelle descrizioni. Ed ora le passiamo in frigo a solidificare. Ora, mentre i nostri dolcetti si rassodano, andiamo a sciogliere del cioccolato fondente a bagnomaria. Mi raccomando, è importante che il contenitore dove c'è il cioccolato non venga a contatto con l'acqua sottostante, altrimenti potrebbe bruciare. Quindi ora lo spezzettiamo e andiamo a fonderlo a bagnomaria. Io faccio utilizzo di questo cioccolato biologico, vegano, siciliano, di una ditta fantastica che si chiama Il Modicano. E quello che mi è piaciuto molto di questa ditta è che presta un occhio anche alla fonte di zucchero che viene utilizzata per dolcificare il cioccolato. In questo caso abbiamo 13 grammi di fiori di cocco, zucchero di fiori di cocco, esatto. Però avete anche altri prodotti dove vengono utilizzate fonti alternative da zuccherare, come l'inulina, come lo yacon e via dicendo.
Inoltre, la quantità di zucchero in questo caso per questo prodotto è veramente bassa, 13 grammi, perché se voi fate caso alle tavolette di cioccolato che sono normalmente in commercio, la percentuale di zucchero può arrivare anche a oltre il 40%.